Francia saluta il ritorno di Eisenhower. Parigi è la prima tappa del suo viaggio in Europa e la visita al ministro della guerra Mock, una delle prime di quelle che egli chiama il suo lungo lavoro, organizzare le forze di Occidente. Seconda tappa, Londra. Anche qui visita al Ministero della Difesa. Tra i compiti di Ike è quello di valutare le capacità militari dei vari paesi e coordinarne lo sforzo. Montgomery lavorerà al suo fianco come vicecomandante. A Ciampino il comandante delle forze atlantiche giunge da Lisbona. Ha già toccato Belgio, Olanda, Danimarca e Svezia. Primi ad accoglierlo, Pacciardi per il governo, l'ambasciatore Dunn e il generale Marras e i tre capi di Stato Maggiore. Torno a Roma, dirà subito ai giornalisti, per contribuire a preservare una pace nella quale la civiltà, la cultura, la religione di cui Roma è culla possano essere sicure. Laboriose le due giornate italiane del generale. La riunione con Pacciardi, Pella e Sforza al Viminale è seguita a un colloquio con De Gasperi. Ma Ike non ha che 15 giorni per tutto il suo giro. L'orologio segna una dopo l'altra le ore X degli incontri. Al Quirinale visita a Einaudi, un capo di Stato e un capo di esercito che sono anche due universitari. Giovanile nella sua uniforme, Ike ha 61 anni. De Gasperi ha detto di lui, non pensate a un tipo militaresco, è un generale che si ricorda sempre di essere un uomo. Nei colloqui italiani sono stati scambiati chiarimenti e informazioni nell'interesse comune, che è stato riconosciuto essere la pace e la sicurezza. Eisenhower parte per il Lussemburgo e per Francoforte, la tappa più delicata del suo giro.